aspetta. Quindi diamo la parola per ultimo proprio al segretario più entusiasta che ci abbiamo attualmente in Italia. Cioè, presentazione alla Gesmundo New Look, segretario più entusiasta, no, determinato sì, assolutamente determinato e con in testa ben chiari i problemi che ci sono e che ci saranno e saranno tanti e lo vengo a condividere con persone che sono in trincea, non ho il compitino pronto, cioè i miei uffici ovviamente come si fa in contesti autorevoli, fra persone autorevoli, ti fanno il dossier sul PNRR, sul Nutri-Score, su tutto quello che è giusto seguire. Io vado molto diretto, qua ci sono rappresentanti provinciali e regionali dell'impresa agricola vera. Cosa ha fatto e sta facendo la Lega per l'agricoltura mi sembra evidente. Abbiamo stamattina 8 assessori regionali in carica che si occupano di agricoltura, perché ai tavoli delle trattative, quando si vince un'elezione regionale, il tema agricoltura è uno di quelli che metto davanti agli altri. Se gli italiani sceglieranno il centrodestra, se, perché qua ci sono giornali che fanno analisi, collegi, flussi, gli uninominali sicuri, non c'è niente di sicuro. Il 25 settembre sceglieranno gli italiani. Se gli italiani sceglieranno il centrodestra e nel centrodestra la Lega, l'agricoltura, anzi l'agroalimentare, provando a guardare oltre, sarà sicuramente un tema, un settore, un ministero di cui occuparsi e preoccuparsi, al di là di quello che ha fatto Gianmarco Centinaio, con cui ero in ufficio stamattina, sul vino, sulle DOP, i 25 milioni. Ringrazio anche il ministro Patuanelli, perché qua il tema del made in, siccome siamo quello che mangiamo, dovrà vedere massima collaborazione. Però quello che è la Lega e quello che fa la Lega da anni con Fabio Rolfi in Lombardia, piuttosto che con i nostri europarlamentari, si sa. Quindi non devo promettere niente, non devo inventarmi niente. L'agricoltura e l'agroalimentare sarà uno dei temi che al tavolo del centrodestra porterò personalmente con più attenzione. A livello europeo dobbiamo provare a sventare all'ultimo minuto utile alcuni attentati alla salute pubblica che sono in corso, e parlo di attentati non solo all'agricoltura italiana, al Made in Italy, ma alla salute pubblica. Quando una nostra europarlamentare Mara Bizzotto fa un'interrogazione parlamentare sul latte senza vacche, prodotto in Danimarca, con tutto il rispetto, da un'azienda all'avanguardia, che spiega che così facendo si inquina di meno e si mandano in pensione anticipata le vacche, lavorando sulla fermentazione senza estrazione mammaria, e l'Unione Europea dice che è lecito e consentito, a me vengono i capelli dritti in testa. Il latte senza vacche, l'hamburger senza carne, è un attentato alla salute pubblica. Adesso mi farò amici in più, ma tanto stamattina c'è stato per 3 ore il fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo. 2 persone che mi hanno preceduto hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte, punto. Poi non so su indicazione di chi. E a livello autorevole, quindi di servizi, arriverà in questi istanti una smentita che nega qualsiasi relazione fra la mia persona, la Russia o altri. Io voglio la pace, sì, perché l'Italia, se non ricordo male, importa quasi la metà del grano e del mais necessari alle industrie e di questa una buona parte arriva dall'Ucraina. E sicuramente una guerra che va avanti a oltranza è un problema per il costo energetico, per il costo materie prime e per l'autosufficienza alimentare. Ho visto che siete personaggi pericolosi anche voi, perché nel dossier, nei punti che avete esposto, avete usato anche una parolaccia che vi comporterà almeno 3 inchieste. Punto 3, sovranità alimentare, energetica e logistica. Pericolosi sovranisti. In Coldiretti, sono assolutamente d'accordo, perché è un tema di sicurezza nazionale. INO, qual è stato il problema di questi anni? INO, l'Italia raccoglie, conserva e poi riutilizza, secondo gli ultimi dati,
meno del 15% di acqua piovana. Perché ci sono i no, perché non fai invasi, non fai bacini di raccolta, non puoi riempire le ex cave perché c'è Legambiente, il Comitato, Pinco, Pluto, Pallino, la Sovrintendenza. Noi cercheremo di girare l'Italia raccogliendo i sì. Abbiamo bisogno di dighe, abbiamo bisogno di viadotti, abbiamo bisogno di energia rinnovabile, nucleare, pulita, sicura. Abbiamo bisogno di sostenere agricoltori, allevatori e, aggiungo io, pescatori, che non sono sempre la parte che spesso arriva ultima. Io incontrerò le cooperative a Chioggia settimana prossima, c'è il tema carburante, i fenomeni ideologici del Green Deal, del tutto elettrico. Vagli a spiegare che il trattore senza gasolio difficilmente funziona, il peschereccio senza gasolio difficilmente esce. Quindi sottoscrivo, se volete rimettere i punti, così almeno cosa fatta, capo A, difendere l'agricoltura italiana con l'istituzione del Ministero dell'Agroalimentare, impegno preso. No al Nutri-Score, avrò fatto una trentina di convegni spiegando che la dieta mediterranea è quella più salutare, oltre che economicamente interessante per chi è in questa sala. No al cibo sintetico, ed è una battaglia della vita, e vi ringrazio per farmi vedere sempre intorno a ora di pranzo insetti, scarafaggi, formiche, locuste e quant'altro. No agli accordi di libero scambio senza condizionalità con paesi che ci fanno concorrenza sleale perché utilizzano prodotti che da noi sono fuori legge. Quelli che parlano di ambiente e di ecosostenibilità e poi permettono alcune pratiche che mettono in evidente concorrenza sleale i nostri imprenditori agricoli sono fuori dal mondo. Sia l'origine in etichetta, l'avevo seguita io quando ero europarlamentare, mi dicevano che era contro la libera concorrenza. Io voglio sapere la camicia che indosso, dove è stata prodotta e lavorata, e soprattutto quello che mangio e che bevo, dove è stato prodotto e lavorato. Sia la sostenibilità e sia la ricerca di default sulla sovranità alimentare, energetica e logistica siamo d'accordo, servono infrastrutture. Serve il ponte sullo stretto di Messina con un piano di fattibilità. Io al centrodestra ho chiesto di fare un programma elettorale senza promesse mirabolanti. Quello che mi propongo di fare deve costare, devo dire, quanto costa e da dove prendo i soldi. Quota 41 invece della Fornero, quanto costa gradualmente e dove prendo i soldi. La flat tax al 15% che stamattina usano 2 milioni di partite IVA, se porto il tetto da 65 a 100 mila euro, quanto costa e dove prendo i soldi? La rottamazione delle cartelle di Equitalia mi porta soldi, non mi costa ma me ne porta. Stop cinghiali, difendiamo cittadini e agricoltori, mi accusano di essere a favore della caccia, io non sono a favore o contro Milan o Inter. La fauna selvatica, quanti incontri abbiamo fatto davanti a Montecitorio? È un enorme problema. Non solo per gli imprenditori agricoli, ma per gli animali e ormai anche per l'uomo. E quindi un enorme piano di, uso la parola più bella che mi viene in mente, contenimento generalizzato, che dà mandato a province e a regioni di fare quello che occorre fare senza tanti peli sulla lingua, è questione di vita o di morte, non solo per gli animali ma anche per gli esseri umani. Qua non si tratta di essere pro e contro, si tratta di dare mandato a chi può e deve farlo di fare quello che è necessario fare senza che ci siano i comitati del no. Piano invasi, acqua, energia sostenibile per l'Italia, l'abbiamo detto, ci sono già tanti progetti pronti, come ci sono i progetti pronti per i rigassificatori, per i desalinizzatori, però i no hanno bloccato tante cose. Quindi siccome l'uomo è ciò che mangia, voi siete assolutamente centrali e fondamentali. A livello di Commissione europea non mi sembra, ahimè, che l'agricoltura sia centrale. La politica agricola comune ha penalizzato pesantemente il nostro Paese. Nel discorso di insediamento della Presidente della Commissione la parola agricoltura non è mai stata neanche menzionata e quindi occorre recuperare. Poi si confronteranno due idee di Italia, di made in, di agricoltura, di cibo, di futuro e di salute diverse, da una parte con legittima aspirazione Iletta, gli Speranza. Io devo dire che con Patuanelli sono in buoni rapporti, ci siamo confrontati, perché poi sui temi concreti bisogna andare al di là, e quindi lo ringrazio per quello che ha fatto, ringrazio Gianmarco Centinaio.
se devo scommettere su chi sarà il prossimo ministro dell'agricoltura, fra Patuanelli e Centinaio, punto su Centinaio, onestamente, se devo essere sincero fino in fondo, con tutta la cautela e la scaramanzia del caso. Nell'ultimo decreto aiuti abbiamo insistito perché ci fosse anche il tema gasolio e carburanti, e lì è una battaglia complicata, però anche per i settori che riguardano quello per cui Ettore e Enzo si impegnano dalla mattina alla sera. Grazie non tanto per l'invito, ma grazie perché Coldiretti è una certezza, non fa sconti. Quando Ettore o Enzo devono prendere il telefono dicendomi hai sbagliato, lo fanno, e io li ringrazio da amico perché so che loro è un parere disinteressato, e quando prendono il telefono e mi dicono bravo, grazie, ringrazia i tuoi, il complimento vale doppio perché è un complimento disinteressato. Quindi lunga vita agli agricoltori italiani, lunga vita a Coldiretti e buona fortuna a tutti noi che ne avremo bisogno. Bene, a questo punto è d'obbligo perché proprio la sua segretaria...